Un ringraziamento a Giancarlo Romarone, direttore sportivo dell'FC Provercelli 1892, per aver partecipato a questa prima festa, che è una festa del marchio Provercelli, ma insomma di tutto lo sport, perché sono soggetti non istituzionali che organizzano una promozione del brand della Provercelli. Ma direi che è un evento sicuramente molto interessante. Speriamo che sia il primo di una lunga serie, perché sicuramente sono cose che fanno piacere, che danno quella giusta visibilità anche al di fuori del campo, e quindi unita ai risultati sportivi, che poi sono quelli che sono determinanti perché ci sia tutto questo movimento, direi che fa parte di un buon momento che va alimentato. Torniamo invece sul campo verde, un momento ovviamente positivo per la Provercelli. Come si affronterà questa prossima gara con la capolista? La prossima gara probabilmente la partita più difficile di tutte, perché affrontiamo veramente una squadra in salute, forte in tutti i reparti, compatta, ben allenata e con un entusiasmo di una tifoseria, di una città alle spalle veramente importante. D'altro canto sappiamo che le nostre armi sono ben definite, quindi noi andremo a Terni, come poi in casa col Sorrento e a Carpi, sicuramente per giocarci la partita tentando di mettere tutte le nostre armi in campo, e poi prenderemo ciò che viene, ma l'importante è che la squadra abbia cuore e passione, come sempre ha dimostrato in queste prime uscite. Grazie Giancarlo Romero. Grazie a voi.